Cari amici, ben ritrovati ancora una volta con una nuova puntata di Ci sono buone notizie. Un saluto da Domenico San Giorgio. Anche oggi i nostri irriducibili condottieri dalle loro case ci hanno preparato tre nuove notizie. Un caro saluto a Luisa, Beniamino e Emanuele. Emanuele che anche stavolta è in compagnia della sua mamma Torina Sprint. Beniamino quest'oggi ci parlerà di una notizia già passata, ma che nella sua presentazione vuole essere un auspicio alla serenità futura. La Super Luna Rosa. Emanuele e Torina invece hanno pensato a noi, al nostro peso forma, che inevitabilmente in questi giorni di quarantena, se non controllato, può decidere di cambiare taglia. Esercizi da fare in casa. Ed infine Luisa ci parlerà di un bel esempio di un ragazzino di 13 anni che con la sua stampante 3D dà il suo contributo per l'emergenza del Covid-19. Bene, a questo punto non mi resta altro che dare la parola ai nostri conduttori e vi auguro un buon ascolto. Ben ritrovati cari ascoltatori, anche in questo periodo che ormai siamo rimasti a casa e rimarremo a casa ancora un po', possiamo darvi buone notizie da casa, visto che stiamo registrando queste notizie dalle nostre abitazioni. Una buona notizia che mi è venuta così in mente, che ho contemplato oggi, guardando un po' i social, e che vorrei anche condividere con voi, è che in questo periodo possiamo osservare la super luna rosa, che sicuramente sarà un simbolo di rinascita durante questa emergenza. Beh, la luna apparirà particolarmente grande e brillante. Tuttavia si potrà apprezzare questo spettacolo e per farlo basterà rivolgere lo sguardo verso il cielo per vedere la luna illuminare l'intera volta celeste. Il termine superluna è stato coniato nel 1979. Oggi viene utilizzato per descrivere quella che gli astronomi chiamerebbero la luna piena, che è in prossimità del perigeo, ovvero la luna prova l'aspetto più luminoso e più grande del solito perché si trova nella fase in cui attraversa il punto della sua orbita più vicina alla Terra, che si chiama appunto perigeo. Quindi la luna, ruotando intorno alla Terra, traccia un'orbita ellittica che per essere completata impiega 28 giorni. Per questo motivo la distanza tra Terra e la Luna non risulta essere sempre la stessa e non lo sono nemmeno la sua grandezza e la sua luminosità che noi percepiamo. Non tutti i perigei mostrano la stessa distanza perché la forma dell'orbita lunare cambia nel tempo grazie all'influenza della gravità, del Sole e degli altri pianeti. Quindi questa superluna sarà la più vicina dell'anno. Si troverà a circa 350.000 km. Questa vicinanza la rende la più grande e la più luminosa di questo anno. Il nome di superluna rosa invece deriva dagli Stati Uniti e viene associato al periodo di fioritura di una pianta selvatica che ha proprio questo colore e si chiama il phlox selvatico o muschio rosa. Appartiene alla famiglia delle Polemoniacee ed è uno dei primi fiori a germogliare in primavera nell'est del paese. Questo evento astronomico simboleggia la rinascita della natura dopo l'inverno e potrebbe essere un messaggio di buon auspicio per l'intera umanità in questo difficile periodo che tutti noi stiamo affrontando. Quindi vi dia questa buona notizia per poter poi sperare che tutto quello che stiamo passando passi presto. Quindi un carissimo saluto da Beniamino e anche ai miei colleghi Emanuele e Luisa. Cari ascoltatori, benvenuti in una nuova puntata di Ci sono buone notizie in maniera casareccia. Io naturalmente sono Emanuele, accanto a me c'ho Tonino Sprint che ormai già da un po' di puntate mi fa compagnia. Oggi vi parlerò di esercizi da fare in casa, perché adesso in questo periodo che siamo a casa magari ci muoviamo poco e magari mangiamo anche un po' di più, quindi abbiamo bisogno di fare esercizi in casa. Infatti il titolo di questa notizia sarà da Tra sedia e muro. Perché? I 7 minuti workout è un programma di allenamento fisico ad elevata intensità. Esso promette di ottenere risultati anche superiori a pratiche sportive come corsa, bicicletta e lunghe ore di palestra. Gli esercizi si possono effettuare in casa, in assoluta libertà. In appena 7 minuti di ginnastica al giorno si possono addirittura perdere chili di troppo. Il tutto grazie a esercizi che non necessitano di attrezzi particolari perché sfruttano il peso del corpo
e una normalissima sedia. Gli esercizi sono da seguire con una pausa di 10 secondi l'uno dall'altro. Per ottenere il massimo beneficio, gli esercizi dovrebbero essere eseguiti in successione rapida, circa 30 secondi per ciascuno, e alla massima velocità possibile. Il primo, il jumping jack. Salti a gambe divaricate da fare mantenendo puntata la schiena al muro e le gambe piegate. Poi le classiche flessioni sul corpo, quindi braccia e corpo steso, piegarsi fino ad arrivare col naso per terra. Questo permette di lavorare sugli addominali. Poi, tenendosi appoggiati con le mani nella spalliera della schiena, salirla e scendere più volte con le gambe. Corso sul posto alzando le ginocchia e ogni tanto affondare con la gamba destra in avanti e poi dopo con la gamba sinistra in avanti. Poi di nuovo mettendosi in posizione di flessione, quindi con le braccia stese e il corpo steso, invece che andare giù con la pancia, alzare il braccio destro parallelo a quello sinistro facendo torsione col corpo, prima naturalmente quello destro e poi quello sinistro. Allora, ripeto velocemente un pochettino questi esercizi. Allora, il primo, gambe divaricate, mantenere puntata la schiena al muro e le gambe piegate. Secondo, flessioni sul corpo, le classiche flessioni dove avviciniamo la pancia a terra col naso vicino a terra. Poi, tenendoci appoggiati con le mani sulla spalliera della schiena, salire e scendere più volte con le gambe, con i piedi sulla sedia. Questo rinforza i tricipiti. Poi corso sul posto alzando le ginocchia, velocemente, e ogni tanto affondare una gamba in avanti, gamba destra in avanti, e poi dopo affondare la gamba sinistra in avanti. Poi di nuovo mettersi in posizione di flessioni, però invece che andare giù con la pancia, tenere braccia stese e alzare prima il braccio destro in modo da arrivare parallelo all'altro braccio facendo torsione col corpo e poi col braccio sinistro. Allora, come dicevo, questa serie di esercizi andrebbe ripetuta almeno 3 volte con la pausa di, come dicevo, 10 secondi l'uno dall'altro e ogni gruppo e ogni esercizio, scusate, farlo per almeno 30 secondi ciascuno alla massima velocità. Naturalmente la velocità dipende appunto dalla nostra volontà, dal nostro allenamento che abbiamo, cioè quindi la scegliamo noi la velocità, quindi invece che 7 minuti possono diventare anche 9 minuti, anche di più. Comunque l'importante è che lo fate in maniera veloce e di sequenza con poca pausa l'uno dall'altro. Naturalmente se volete saperne di più scaricate l'app 7, numero 7, Minute Workout e lì saprete tutto. Allora, siccome questi esercizi naturalmente li possiamo fare fino a 50-60 anni perché diventano abbastanza pesanti dopo, mia madre, appunto che ne ha 80, vi dirà cosa fare dopo. Prego. Prima fase, fare le scale più volte al giorno. Seconda, imparare a fare la pasta fresca con mattarello. Così stendendo la sfoglia alleni le braccia. Terza, fare il prelavaggio dei panni in una bacinella. Così muovi le braccia e le mani, avendo il vantaggio anche di risparmiare acqua. Naturalmente questo l'abbiamo fatto anche in maniera ironica, però per dire che anche se non fai sempre esercizio fisico, in casa con quelle cose che ci sono da fare, puoi fare sempre esercizio ed è l'importante farlo anche all'età di 80 anni, mi raccomando. Quindi, augurandovi un buon allenamento nelle pareti domestiche, un saluto da parte mia, Emanuele, e da parte di Tonina. e un caro saluto ai miei colleghi Beniamino e Luisa. Ciao a tutti e alla prossima puntata. Ciao. Ed ora, dopo le notizie di Beniamino e Emanuele, uno stacco musicale per poi sentire la notizia di Luisa. Buon ascolto. Quando tutto sarà finito, torneremo a rivederci.
le stelle. Carissime amiche, carissimi amici all'ascolto, felice di sapere che voi ci siete, vi racconterò una bella storia. Una storia vera, una storia viva, una storia che si sta svolgendo in questi giorni e questa sarà per oggi la mia buona notizia. Il titolo che ho voluto dare a questa buona notizia è un po' stravagante, un po' simpatica. L'avevo pensato anch'io. E adesso mi spiego subito. Ovviamente l'argomento su cui si posa la mia buona notizia di oggi è ovviamente tutto quello che sta intorno all'impegno di tutte le persone per combattere l'epidemia di coronavirus. E qui, cercando qui e là, ho trovato una storia veramente bella. Alessandro Marinoni ha 13 anni, abita a Rovetta e ha una grandissima passione per la creatività e per la musica. Come tutti sta a casa, partecipa alle lezioni a distanza organizzate dalla sua scuola, online davanti al computer. Ma quello che sta rendendo speciale, perché questa cosa sta avvenendo in questo momento, quello che sta rendendo speciale la sua quarantena è che Alessandro, che ha una stampante in 3D, si è messo a disposizione per stampare le valvole usa e getta che, applicate alla maschera da snorkeling della Decathlon, la trasformano in una maschera respiratoria di emergenza, che può essere una valida alternativa alle apparecchiature tradizionali. Racconta Alessandro che è straordinario ed è veramente contento che questa sua passione sia diventata qualcosa di concreto che può aiutare la gente. Allora, riprendiamo un attimo la storia. A settembre del 2019, quindi pochi mesi fa, in occasione del suo compleanno, Alessandro aveva chiesto ai suoi genitori di ricevere in regalo una stampante 3D. Una stampante 3D è un apparecchio particolare che permette, con l'inserimento di materiali solidi, in genere plastica o plastiche di vario tipo, di stampare un oggetto concreto. Si può stampare ad esempio una tazza, ad esempio una bambola e in questo caso una valvola per un respiratore. Una richiesta insolita è sembrata ai genitori, ma Alessandro, dice la mamma Cinzia Schiavi, è un ragazzo molto sveglio e curioso e loro hanno sempre sostenuto come genitori le sue richieste, a volte anche originali, consapevoli della sua passione per la tecnologia. Beh, questa stampante, che sul mercato costa circa 70-80 euro, permette di realizzare una valvola ogni 6 ore. E Alessandro, dopo le prime prove e alcuni prototipi, cioè alcune valvole di prova, è all'opera con la sua stampante. È partito da una segnalazione che la zia di Alessandro gli ha fatto di un appello che l'azienda ML Engraving di Onore aveva fatto per chiedere alle persone che erano appunto in possesso di una stampante 3D una collaborazione per stampare le valvole usa e getta da utilizzare in terapia intensiva. Beh, Alessandro si è messo in contatto con i referenti di questa ditta, gli hanno inviato il disegno, gli hanno anche consegnato una maschera. Ed ecco qui che arrivo io con il mio "l'avevo già pensato". Perché questa maschera, care amiche e cari amici all'ascolto, è una maschera che io ho ricevuto in regalo dai miei figli, una maschera che si trova al Decathlon e che permette, proprio perché è possibile inserire tutto il viso tenendolo in praticamente lontano dall'acqua, permette di mettersi a pancia in giù sull'acqua, galleggiare, fare snorkeling, che sarebbe praticamente l'osservazione del fondo del mare.
Quando ho saputo di quello che stava succedendo per l'epidemia, del bisogno di avere delle maschere, di avere dei sistemi di respirazione, ho pensato, chissà se la maschera per snorkeling della Decathlon che mi hanno regalato i miei figli può essere utilizzata anche, io ho pensato, per andare in giro in maniera protetta. Pensate un po' alla mia sorpresa. Quando, leggendo la storia di Alessandro, ho scoperto che qualcun altro aveva avuto la mia stessa idea e l'aveva anche realizzata. Aveva creato con quella maschera della Decathlon per guardare il fondo del mare e una valvola stampata con una stampante 3D, aveva creato uno strumento che sostituisce in maniera molto egregia le apparecchiature per la respirazione che sono quelle tradizionali. Beh, Alessandro è stato bravissimo a mettersi a disposizione per questa ditta, bravissimo è stato l'ingegnere sicuramente che ha pensato per primo di utilizzare questa maschera ed è ancora più bello pensare che questa maschera con queste valvole vengono utilizzate per salvare la vita delle persone. Beh, questa è veramente una buona notizia. Il mio saluto affettuoso a Beniamino, a Emanuele e ai ragazzi della regia. A presto, ci ritroveremo e saremo ancora insieme. Vi saluto, cari amiche e cari amici, in attesa di ritrovarci con un'altra bella notizia.